Ciao a tutti, sono Sandro 2011 e facciamo un altro video della nostra gilda su Greifenthal e andiamo subito sul gioco. Eccoci nel gioco, qualcuno ci ha saccheggiato lo stagno. Pensiamo subito alle missioni dell'evento, vi ho detto che quando entrate è la prima cosa da fare, perché uno ha tentato di raccogliere subito anche per non farsi saccheggiare ulteriormente, ma magari raccogliendo poi c'è una missione che avremmo dovuto fare e non la possiamo più fare. Anzi, per prima cosa accettiamo anche la missione giornaliera. Poi andiamo nelle missioni, queste che sono più importanti, c'è questo ingrediente gratuito che ci dà tutti i giorni se ci colleghiamo. E poi allora porta 22 volte una produzione da 4 ore e questo l'avevamo iniziato a fare, quindi raccogliamo tutte le produzioni. Ok, penso che non sono state sufficienti, ne mancano 4 e 4 mettiamo quelli che valgono meno, 1, 2, 3 e 4. Ma ho messo 4 ore? Mi chiedeva 4 ore? Ah sì, 4 volte 4 ore sono rimaste. Mettiamone un paio di più, così se ce ne dovessero saccheggiare uno, la missione la passiamo uguale. Ok, la seconda missione invece ci dice motiva e abbellisci, ottieni beni. Ok, allora cominciamo a motivare o abbellire. E allora andiamo subito in gilda. Vediamo quanti siamo. 17, siamo aumentati tanto. Allora andiamo a vedere a questo punto nella gilda. Allora, dove eravamo arrivati? Io era entrato, entrata. Effettivamente questo avatar io non riesco a capire se è maschile o femminile. Ho conosciuto sia uomini che donne con questo avatar e quindi sono sempre in dubbio. Anche Yeyo non è che sia proprio un nome, è un nome chiaro. E allora, ciao a tutti, nessuno vuole mettere 5 punti su Castel del Monte, è il solito problema. Ragazzi, dovete prendere i progetti, Castel del Monte è fondamentale. La gente si ammazza per trovare questi progetti nei vicini. È vero che adesso vi interessa Zeus, ma arriverà anche il momento a Castel del Monte. E se non sarete preparati, dovrete faticare per trovare i progetti. Fatto, ok. Alessio l'ha preso. Grazie, per me è un mondo secondario. Ciao, questi forse li abbiamo già letti. La guerriera Dana è entrata. Benvenuta Dana. Benvenuta, benvenuta. Qualcuno si siede nella mia taverna. Ci saranno già seduti, ma nel dubbio andiamo direttamente. Eccomi qua, no, non si è seduto nessuno, oppure ha svuotato nel frattempo. Ci ha chiuso i messaggi. Stavamo qui. Benvenuta, benvenuta. Ok, ma allora eravamo già 16, come mai? Soltanto la guerriera Dana è entrata? Qui dovrebbe segnare tutti quelli che entrano. Sinceramente non mi ricordavo. Andiamo a vedere nel municipio. Nel municipio, se andiamo sulle novità, cronologia, possiamo mettere eventi di gilda. Così vediamo soltanto i fatti della gilda. E infatti oggi è entrata solo Dana, Yeyo, erano entrati gli altri. Evidentemente a poco Joel mi ha inviato a entrare nella Fairy Tail. Joel, mi dispiace, ma io sto lavorando per YouTube, non posso cambiare gilda. E, ok, allora siamo diventati 17, non mi ricordavo che eravamo così tanti. E dovevamo fare le motivazioni. Quante ne dovevamo fare? Ragazzi, io devo riaccendere il ventilatore, disturba un po' il rumore, però veramente sto sudando, mi sembrava che il caldo fosse finito, invece non è così. Scusate. Qui era proprio staccata la spina, quindi insomma ho dovuto fare una mezza rivoluzione per accendere il ventilatore. Si sta meglio, almeno non sudo. Dunque, stavamo dicendo che dovevamo motivare quante persone? 50 edifici, sono un po' tanti, certo non ce la facciamo con i gildani. Ho preso un progetto del faro di Alessandria. Ok, quando c'è la taverna disponibile vado anche nella taverna. La guerriera Dana l'ho saltata, come mai non ha funzionato il click?
un po' visitare perché ancora è in rovina. Non capisco perché la segna come visitabile, dovrebbe segnarla come non visitabile. Comunque ancora in rovina perché vi ho fatto vedere l'altra volta, non è ancora entrato nell'età del ferro Dario, ma se tu non giochi è inutile che stai in questa gilda. Stai con una casa, con un municipio e tutti alberi. Se non stai giocando è inutile che stai qui e fammi trovare la città con qualcosa, se no devo espellerti di gilda, non ci stiamo a prendere in giro. Ok, allora siamo arrivati a 16, andiamo avanti con gli amici. Per non annoiarvi metto un attimo in pausa il video. Eccomi di nuovo qui da voi. Allora, nel frattempo ho motivato quasi tutti i vicini, siamo arrivati alla fine. Come motivazioni qui ne voleva 50 e le abbiamo fatte tutte 50. Adesso rimane da ottenere questi beni. Finisco le motivazioni di tutti gli amici. Ok, abbiamo finito perché qui alla fine ci state voi, che siete amici, ma siete anche gildani, già abbiamo fatto. Ok, quindi la missione mi richiede, a parte queste 4 ore che devo aspettare, 300 beni e quindi raccogliamo i beni. Qui ci sono beni, qui ci sono beni, beni, beni. Qui ci hanno saccheggiato. Qui raccogliamo che ci danno dei beni anche San Marco, il faro. Qui no, qui sì ci dà beni. Va bene, ma più o meno abbiamo fatto. Qui ci sta un'altra produzione di beni. Qui ancora. Il Pozzo dei Desideri potrebbe darci dei beni. E infatti alla fine ce l'abbiamo fatta. E abbiamo superato la missione. Spendi 17 punti e recluta 7 unità. 7 unità le reclutiamo con Alcatraz. Ah, sono solo 6. Vediamo se ce ne abbiamo un'altra. La reclutiamo qui. Un'altra pure qui. Quindi le unità li abbiamo reclutate e vedete, se io avessi raccolto tutto all'inizio avrei fatto soltanto la prima missione, forse neanche. Spendi 17 punti, quindi abbiamo 13, qualcun altro lo prendiamo, ecco, da qui vediamo da dove lo prendiamo ancora. Ecco, siamo a 17 punti, li stiamo mettendo su Zeus cercando di coprire le posizioni. Elia, non dovreste prendere le posizioni prima perché è un modo per passare avanti agli altri giocatori, ve l'ho già detto. Le posizioni vanno prese nei gildani soltanto quando sono coperte. E 45 punti, quindi ancora siamo molto lontani dalla copertura. Mettiamo 17 punti e abbiamo fatto la missione. Scambio gli oggetti nell'antiquario, porta 9 volte la produzione a 8 ore, ottieni materiali. Beh, adesso non faremo in tempo a fare nessuna di queste cose. Prepariamo per la prossima volta l'antiquario. Io penso, infatti non ho mai usato l'antiquario in questo mondo perché una volta non c'era, da quando l'hanno inventato io non ho mai giocato. Quindi ho soltanto uno slot libero, ci vorrà un po' di tempo per fare i due, che cosa diceva, due volte, due oggetti devo scambiare. Posso mettere il potenziamento materiali? Ma non lo so, ma mettiamo questa meridiana che non mi serve. È baratta, è inutile che metto 2 ore, tanto non torno fino a domani, un giorno. Ok, quindi con le missioni abbiamo finito, a questo punto possiamo raccogliere un progetto. Quel progetto me lo ha dato il Santuario dell'Ispirazione. Vi ricordate, vi ho detto che non è molto conveniente, da un progetto ogni 2 giorni, non vale molto la pena, però io qui che motivo poco gli altri, ho poco tempo per mettere i punti, qualche progetto mi fa comodo e allora l'ho lasciato. Ok, abbiamo raccolto, mi sembra tutto. Mettiamo la produzione. No, qui però che ci servivano produzioni da. Queste da 4 ore le abbiamo già messe. Da 8 ore, 9 volte. Non so se ce la faccio, non ce la facciamo, lo facciamo con l'antiquario allora la missione, la facciamo con l'antiquario. Mettiamo tutto in giorno.
Vediamo cos'altro c'è qui. Cliccando sulla luna ci dice le cose che sono ancora da mettere in produzione. È finito, abbiamo messo tutto in produzione. Ok, qui abbiamo un incidente da raccogliere. Vediamo gli altri messaggi, abbiamo visto quelli nella chat principale di Gilda. Qui c'è il mercato, qualcuno ha della pietra, la prendiamo noi, la pietra, Alessio. Qui ci sono altre offerte, sempre Alessio, probabilmente sono le stesse e mi diranno che sono già state prese, infatti mi dà errore. Ok, altri messaggi di Gilda, posizioni coperte, è stato preso, perfetto. C'è ancora un progetto, c'è la posizione, no, non c'è ancora un progetto, sono state prese tutte, quindi dovresti chiudere anche perché c'è ancora un progetto, l'ha preso Alessio, avresti dovuto coprirlo, quindi attenzione che si inserisce qualche esterno e Alessio ha messo il punto, non prende il progetto. Se dovesse succedere restituiscigli il punto, però cerca di chiudere al più presto, anche perché Zeus non ha doppio raccolto, quindi puoi chiudere direttamente. Ok, andiamo qui se ci sono messaggi particolari, qui ci sono offerte di qualche vicino, non ci interessa, anche perché i vicini spesso fanno messaggi, a volte sono amici, non vicini, e mettono messaggi in cui poi entrano gli amici degli amici e alla fine sono tutte persone con le quali noi non possiamo neanche avere scambi. Comunque io non abbandono, in genere nascondo così a me non danno più fastidio, ma in caso di necessità posso entrarci. Fancy qui mi propone Castel del Monte. Devo prendere il primo posto libero, basta che metti 30 punti. 30 punti intanto non è coperto, quindi non mi conviene metterlo perché potrebbero passarmi avanti. E poi devo utilizzare i miei punti per i gildani, quindi non sono interessato. E basta, altri messaggi non ce ne sono. Torniamo in gioco. Nel frattempo ho altri 7 punti e li mettiamo sempre su Zeus a copertura delle posizioni. Poi svuotiamo la taverna. Poi andiamo sull'insediamento, vediamo se possiamo cambiare qualche produzione nell'insediamento. Sì, abbiamo finito, vedete le asce, ne abbiamo che era 13 in più, mi sembra 13 in più. Vediamo qual è la situazione delle espansioni, ne vuole troppe come asce, quindi le asce possiamo levarle. Mettiamo la produzione intanto delle altre cose, tutte da un giorno. Vediamo che cosa ci dice le missioni, vuole il cacciatore di bestie, immagino anche qui. Quindi dobbiamo sbloccare il cacciatore di bestie. Per sbloccarlo ci bastano 10, e abbiamo già sia le asce che l'idromele, ci bastano 10 di diplomazia. Per 10 di diplomazia al momento abbiamo soltanto queste pietre, beh, i santuari, ma insomma i santuari ci mettono tempo. Mettiamo per 10 bastano 2 pietre runiche. Aspettiamo un minuto che si costruiscono e possiamo sbloccare e mettere direttamente il cacciatore di bestie che produce corna. Fra poco rientriamo, andiamo a vedere i campi e le spedizioni. Vediamo prima i campi, nei campi stavamo per prendere il terzo settore, vedete ci sono gli arancioni che cercano in tutti i modi di raggiungerci. Vediamo com'è la situazione. Fox sta bene, Elio, Lego, gli altri ancora non hanno fatto niente, ma certo molti non l'avranno ancora sbloccato, qualche negoziazione sarebbe il caso di farla, e tutti quelli che hanno sbloccato le tattiche militari e quindi possono contribuire. Mancano 14, con 14 dovremmo riuscire a prenderlo direttamente. Vabbè, prima di fare le battaglie, nel frattempo è passato il minuto, torniamo all'insediamento, se no poi ci dimentichiamo. No, mancano ancora 5, 4, 3, 2, 1 e questo è fatto. E qui ne manca anche ancora qualche secondo per quest'altro. Eccolo qui. Adesso abbiamo la diplomazia, abbiamo i beni, possiamo sbloccare il cacciatore di corna e possiamo metterlo direttamente. Dobbiamo metterlo perché finché non mettiamo le corna non possiamo sbloccare il totem del clan, che è la prossima tecnologia che ci serve per la diplomazia, vedete, con
con due caselline solo, uno per due, da 24 di felicità. Mentre se avessimo messo due pietre runiche avremmo avuto che 6, 6, 12 o 7, 7, 14, non ricordo. Quindi questo sarà importante metterlo. Nel frattempo dobbiamo mettere le corna. Sono sbloccate perché le abbiamo appena sbloccate. Qui dobbiamo fare spazio, quindi possiamo spostare qui queste pietre runiche e mettiamo il cacciatore di bestie. A posto, fra un'ora dovrei venire a mettere la produzione. Se non lo faccio, lo farò la prossima volta. Dispone il cacciatore di bestie, la missione è pronta. Raccolgo anche 10, 20 punti forge. La prossima missione, diplomazia, o raccogliere 350 corna, che a poco le raccoglieremo. Torniamo nel gioco, questi 20 punti che abbiamo guadagnato li mettiamo sempre qui sopra e siamo ancora lontani dalla copertura, però poco a poco ci arriviamo. Stavamo nei campi di battaglia, dovevamo prendere il settore centrale. Una battaglia, due battaglie. Oggi a tutti i costi dobbiamo farne 14. 3 4, questa è la doppia ondata, 5, sostituiamo questi che sono troppo feriti. 7, siamo a metà. 8, 9, 10. Dobbiamo cambiare esercito, non abbiamo più niente. 11, 12. Cambiamo qui che gli eserciti cominciano ad essere difficili, qui c'è anche una doppia ondata. 13, è rimasta l'ultima battaglia. Sostituiamo i feriti. Ok, abbiamo preso il settore. Qui vi ho detto che sarebbe utile mettere i campi d'assedio, ma non abbiamo i beni. Vediamo se di qualcosa abbiamo i beni, no, non abbiamo i beni di nessun edificio. Ok, adesso potremmo attaccare un altro settore. Mancano 4 giorni, in 4 giorni potremmo prenderlo, sono 70 battaglie, abbiamo detto, 70, 35, insomma 17 battaglie al giorno, se 14 le faccio io. Vediamo quale ci conviene prendere. Questo sono 187 punti e questo 192. Andiamo sul 192, provo a fare qualche altra battaglia prima che ci vadano gli arancioni. Vediamo se riusciamo oggi a farne di più di 14. 15, 10 diamanti, è stato utile fare questa battaglia in più. Sconfitto, con la 17 sono stato sconfitto, ma ci fermiamo, siamo soddisfatti, abbiamo detto che tanto anche se vincessimo il secondo posto prenderemo 125 punti e con 125 punti da 2,63, 3,63 e oltre, e quindi supereremo i 3,51 e passeremo comunque in Lega Argento. Con il terzo posto no, ma insomma pensare che prendiamo il terzo posto è quasi impossibile. Ci stanno delle gilde che hanno preso un solo settore oltre alla base, quindi questa qui e questa qui è difficile pensare che possano superarci. Sono rimasti per... eccola il trofeo, cuore porpora, ho perso 25 battaglie, bel trofeo. E andiamo sulle spedizioni. Vediamo la situazione, questa volta non stiamo andando bene, vediamo chi ha partecipato. Poche persone, gli altri, Mimmo, Kodai, Guardian, Elia, Mellomid, perché non partecipate? Cercate di fare almeno qualche step, insomma i primi sono semplicissimi, potete negoziarli con monete e materiali. Do anch'io il mio contributo.
Preso due tentativi aggiuntivi, quindi invece degli 8 tentativi posso farne 10 tutti di seguito, anche se non so se li farò. Forse sì, visto che siamo un po' indietro. Esci bene. Qui il tempio delle reliquie mi ha dato una reliquia di quelle normali, quelle semplici. Usiamo i droni. Cambiamo il cavallo armato che è quasi morto. Ok, e abbiamo finito il primo livello. 16 battaglie, andiamo. Ah, il secondo va sbloccato. Ah, non l'avevo sbloccato, quindi forse Fox non ha potuto andare avanti. No, nessuno era arrivato a 16. Lo sblocchiamo subito. Per sbloccarlo bisogna pagare dei beni della tesoreria, soltanto il primo è gratis. E i beni dipendono dai gildani che ci stanno. Vedete, infatti questi sono i beni miei, perché dell'era mia. E quindi questi li dono io, giustamente. Questi altri beni sono già presenti, sono nell'era del ferro, visto che così è tutti nell'era del ferro, però ecco, se un Gildano non collabora alle spedizioni spendiamo i beni anche per lui, perché più siamo e più beni ci chiedono e però non vengono utilizzati, quindi almeno qualcosa cercate di fare. Blocchiamo il secondo livello e facciamo subito questi due tentativi aggiuntivi che ci aveva dato la missione. Fra l'altro sapete che la graduatoria, la classifica non di gilda ma di giocatore, dipende molto dalle battaglie che si fanno. Quindi se partecipate alle spedizioni, oltre a favorire la gilda e voi stessi perché prendete bei premi, avanzate anche di, vedete, questo punteggio va a finire a contribuire ad aumentare il punteggio di classifica. Ok, abbiamo finito. Fra l'altro abbiamo preso, vedete, 20 punti con le varie spedizioni, andiamo ad aggiungere anche questi a Zeus. Per coprire ne mancano 90, dobbiamo arrivare circa a 350, ci vuole ancora molto. Ok, avremmo finito, vogliamo fare ancora una cosa. L'altra volta abbiamo dato uno sguardo alla città di Fox e oggi andiamo a dare uno sguardo alla città del secondo Gildano, non so chi sia, di Godai. Vediamo com'è fatta questa città. Allora, intanto vedo che la disposizione delle strade è perfetta, un edificio ha la strada da una parte sola, non ci sono strade messe male. Poi vediamo che ha soldati e legionari, magari un'altra caserma non darebbe fastidio, comunque sono quelli giusti. Io in genere mettevo nel ferro anche gli arcieri, più che altro perché gli arcieri, eccoli qui, perfetto. Sono molto piccoli, se ne possono anche mettere due, non sono molto potenti, però colpiscono da lontano. E poi sono talmente piccoli come dimensione della caserma che metterne una in più non costa niente. Poi vediamo che ha le produzioni del calcare e del ferro. Do per scontato che ne abbia il bonus. Ha messo i bagni pubblici che sono ottimi per la felicità. Ha messo i macellai. In realtà io tendo a non mettere i macellai, poi vi dico perché. E qui ha ancora i beni del bronzo, ma questo è corretto perché servono i beni dell'era prima per le negoziazioni. E ha le casette. Le casette sono importanti, nell'età del ferro sono le migliori perché sono quelle che con meno spazio danno più popolazione. Quindi non mettete case precedenti. Prima delle casette mi sembra che ci stanno le case, come si chiamano nel ferro, neanche ricordo. Ecco. Le case con tetto in tegola, non le mettete, aspettate direttamente di sbloccare le casette, perché vedete una casetta 2x2 dà 73 di popolazione. Una casa con tetto in tegola dà soltanto 44, quindi in realtà dovete mettere quasi due case con tetto in tegola per una casetta, sprecate spazio. L'altra cosa che vi dicevo era gli edifici produttivi.
edifici produttivi nell'età del ferro, io se non sbaglio mettevo gli ovili più che i macellai, perché un ovile è 4x5, mi dà in un'ora 220 materiali, 220 diviso 20 che è 4x5 mi dà 11 per ogni casellina. Il macellaio è 4x3, 4x3 12, 160 diviso 12, forse mi dà anche di più. Allora, c'è da fare un po' di conti. Ma allora io ho un file in cui ho un file, un Excel in cui ho fatto tutti questi conti. Forse semplicemente non passavo dagli ovili ai macellai per passare direttamente poi all'era successiva. Comunque qui bisognerebbe fare il conto. 160 diviso 12 e qui invece 220 diviso 20. 160 diviso 12 fa circa un po' meno di 16. Qui da 11, ma sembrerebbe più conveniente effettivamente il macellaio, quindi va bene così. Tornando sempre alla città di Godai. Ecco, manca Zeus, ma quello stiamo cercando di metterlo. E Oracolo, sinceramente, io lo toglierei e comunque non ci metterei idee sopra punti. Ok, penso che per oggi abbiamo finito. E alla prossima, continuate, iscrivetevi al canale e venite nella nostra gilda. Ciao a tutti, buon game!